Bello ragazzi, buon pomeriggio. Lo fai apposta, Cairo. Appena dico bello ragazzi, buon pomeriggio, ti abbassi. Ma io ve lo faccio salutare comunque. Ormai con la vecchia tecnica appurata che funziona. Cairo? Oh, ragazzi, non funziona più. Questo ha imparato. Ha imparato l'entrata e non vuole fare più niente. Si è nascosto, è incredibile. Dopo facciamo i conti, Cairo, eh. Ah, ecco, ci sei, è lì dietro, ragazzi. Dicevo, bella ragazzi, buon pomeriggio da me e dal segretarione rossonero. Oggi giornata di pioggia, ma non è pioggia, è il cielo che è emozionato, piange dall'emozione per la prestazione pazzesca dei nostri ragazzi che ci hanno fatto veramente, veramente, veramente divertire. Una partita bella, bella, bella che si deve ripetere. Vogliamo non ripeterla? Si deve ripetere la partita. Quindi contro la Roma, che qualcuno secondo me definisce erroneamente Rometta, bisogna fare bene. Io non amo sottostimare nessuno, ragazzi, nessuno. Anche perché io l'ho imparato nella vita, nel senso ho fatto diversi anni box, ho lottato, ho fatto anche MMA e non ho mai sottovalutato un avversario. Anche quando ti dicevano non ti preoccupare, non c'è problema, comunque non si sottovaluta mai l'avversario. Ma in generale l'avversario non si sottovaluta mai, soprattutto per evitare di peccare di arroganza, no? Per evitare di cadere in errori. Quindi io non la definisco la Rometta. Io vedo una Roma che può avere qualche difficoltà in partenza, ma che può avere il dente avvelenato, che può essere arrabbiata, che può essere comunque spronata dal suo allenatore, e che giochiamo comunque a Roma in casa loro. Quindi tutto può succedere, quindi io vado con i piedi di piombo. Però chiaro che i nostri ragazzi sono forti. Su questo non posso dire nulla, ragazzi. Cioè, i nostri ragazzi sono veramente forti, stanno facendo le prestazioni eccellenti che io non vedevo da tanto tempo. Ogni tanto qualcuno zoppica, ma ci sta nel gioco delle parti, ci sta assolutamente. E niente, quindi oggi parliamo, facciamo un video molto breve domenica pomeriggio, così vi rilassate anche voi, anche perché sono curioso di vedere anche Juve Bologna. L'amico juventino che a breve vedrò dice che oggi perdono col Bologna, mettono già le mani davanti, perdono col Bologna. Non lo so quello che succede, spero che alla fine di questa giornata saremo primi in testa, ovviamente con per differenza gol, perché ne abbiamo fatti 6. Spero che rimarremo come il nome, il primo in alto, e che ci resteremo per tanto tanto tempo. Per adesso lo siamo, perché per differenza reti siamo primi. Vediamo cosa faranno le altre oggi. Bene, parliamo anche del discorso mercato in chiusura, perché mancano ormai pochi giorni e le voci, il tantan mediatico inesorabilmente continua. Vi ho parlato stamattina della società che ha prenotato 2 slot per le visite alla Madonnina. Ho detto che non necessariamente, l'ho spiegato poi sul gruppo Telegram, non necessariamente aver prenotato 2 slot vuol dire comunque che sono 2 giocatori, ma c'è un ma semplicemente può essere una doppia prenotazione, perché non si sa il giorno esatto in cui potrebbe arrivare. Insomma, il Milan si porta avanti, come è giusto che sia una società intelligente, si porta avanti, si prepara nell'eventualità che quel qualcosa possa succedere, e quell'eventualità che qualcosa possa succedere è concreta e reale. Perché? Perché per quanto riguarda Taremi, ormai lo sappiamo, l'accordo con la società, col giocatore, scusate, c'è totale e anche a diverso tempo. E si sta cercando di lavorare ai fianchi con il Porto. Il Milan sta lavorando ai fianchi con il Porto. L'ultima offerta dei rossoneri, la penultima, anzi ve lo dico in esclusiva, era 15 più 3 di bonus. Pare che i rossoneri abbiano alzato un paio di milioncini, però non so, non mi è dato sapere se nella parte fissa o nella parte variabile. Così fosse, beh, chiaro che il Porto dovrebbe calare le braghe, tra virgolette, non dovremmo avere sostanzialmente
dei problemi di sorta per portare Taremi a Milano. Qualcuno dice: ma davvero serve un giocatore di 31 anni pagato 21 milioni? È che non capisco che a volte quando fa comodo è troppo vecchio, a volte invece non è abbastanza esperto, a volte non va bene così. Taremi ha 31 anni, è vero, però è un giocatore che segna tanto, tutto da verificare anche nel nostro campionato. È un giocatore forte, un giocatore che serve. Taremi è la generalizzazione di quello che serve, cioè un attaccante, un supporto vero e di esperienza per Giroud. Giroud che dà sempre il massimo in campo, che si impegna tantissimo, ma che va verso comunque poi 37 anni, fa 36. L'anno prossimo a fine stagione ne avrà 37, se non sbaglio, deve fare 36, non mi ricordo comunque. Siamo 36-37, ok? E quindi è un giocatore che ha bisogno comunque di un supporto, un giocatore che ha bisogno di un braccio destro. E questo braccio destro, per quanto riguarda l'esperienza anche in campo internazionale, non può essere certo in questo momento Colombo, Giroud o Okafor. Come vedete però, molto spesso Pioli prende e utilizza Okafor al posto di Giroud, lo mette proprio prima punta. Perché? Perché sta mettendo le mani avanti, perché Pioli evidentemente non ha certezza che un attaccante possa arrivare in via definitiva, perché sanno che ci stanno lavorando, ma non c'è nessuna certezza di riuscirci al 100%. Quindi mette le mani avanti e comincia a sperimentare facendo giocare Okafor come sostituto di Giroud. Si porta avanti perché almeno se non arrivasse nessuno, sta già provando a far giocare, sta già facendo giocare Okafor come prima punta. Se poi arrivasse il Taremi della situazione, è chiaro che cambierebbe tutto. È chiaro che cambierebbe tutto. Perché serve? Serve per queste, per il discorso che ho fatto. Serve perché le partite sono tantissime. Le partite sono tantissime, le partite da fare. E Giroud non ce la può fare. L'anno scorso a gennaio Giroud aveva le bombole d'ossigeno, non riusciva, perché poi sostanzialmente giocava sempre lui. Cioè, pensateci un attimo, giocava sempre lui. Sempre Giroud, sempre Giroud, sempre Giroud. Vero che volendo quest'anno avrebbe anche il Colombo della stazione, ma Colombo deve ancora tutto dimostrare a Milan. Tutti che diciamo che è bravo, che è bravo, che è bravo, vabbè, è bravo, però comunque deve fare ancora la... Secondo me deve ancora crescere un po' più con tranquillità, ed è giusto il famoso prestito al Monza, secondo me, a tutta la correttezza possibile, perché il Monza non è una squadra né bassissima, né una squadra altissima, è una squadra che galleggia a metà classifica e ci sta tutta per lui. Quindi... per questo motivo Taremi è giusto che il Taremi della stazione è giusto che arriva. Ma tornando in ottica di prenotazione delle due visite, attenzione, che poi se non credete a me, l'ha detto anche Gianluca Di Marzio, se dovesse servire, il secondo slot potrebbe essere per un giocatore che il Milan sta trattando sotto traccia, ma neanche troppo, che è il giocatore del Bologna, Dominguez. Il Milan sta trattando veramente Dominguez, quindi i due slot evidentemente potrebbero essere per entrambi i giocatori, non solo per uno. Quindi notiziona è proprio questa, che alla fine del mercato potrebbero arrivare in due. Anche perché Pioli dice che Krunic, è vero, Krunic resta 100%. Intanto ieri sera gli emissari del Lione erano a Milano a vedere la partita. Non so se hanno già formulato un'offerta o se hanno cambiato idea, questo non ve lo so dire. Però il Fenerbahce non ha ancora mollato il colpo. Quindi è una situazione delicata in divenire che deve trasformarsi davvero in pochissimi giorni. E questo è il problema. Deve avere una soluzione in pochissimi giorni. Per questo dico che settimana prossima, nei primi giorni, succederà per forza qualcosa, che sia in maniera definitiva, che sia con riscontro di qualche giocatore o meno. Però se arrivassero Taremi e Dominguez, qualcuno dice io preferisco Krunic a Dominguez, io dico anche no, perché Dominguez, anche lui conosce il campionato italiano, le caratteristiche tecniche che ha a me piacciono, quindi per me non sarebbe una nota così negativa. Fatemi sapere anche voi ragazzi
cosa ne pensate. Intanto io vado col Cailone a innaffiarmi un pochino, sempre comunque Forza Milan. Noi ci sentiamo come sempre domani e addio.